Le parole di oggi del Vangelo di Gesù sono molto dure e sarebbero inaccettabili se noi nello stesso tempo non pensassimo anche all'amore, alla misericordia, perché la verità è la più alta, la prima forma di amore e di misericordia, e allo Spirito che Gesù stesso ci vuole donare perché queste parole ci compiono nella nostra vita. Diversamente qui si sta parlando di rinnegare noi stessi. Ecco, un po' una critica al nostro modo di vedere a volte la religione, un po' come funzionale ai nostri interessi, un modo per poter compiere e portare a termine i nostri progetti, quello che pensiamo della nostra vita. Qui Gesù ci chiede di fare il contrario, qualcosa forse di umanamente impossibile, rinnegare noi stessi. Cioè vuol dire che quello che è il mio progetto sulla mia vita, io devo cominciare a pensare che forse non va bene, che Gesù ha su di me un progetto molto migliore. Io posso vedere compiersi questo progetto per la mia felicità solo se mi affido a Lui. Cioè cominciare, come dice Gesù, a prendere questa benedetta croce, cioè la realtà della mia vita, cominciare a vedere in essa una storia concreta che il Signore vuol fare con me e con te, una relazione in cui vuol farsi conoscere e portare a compimento il suo progetto su di noi.